L'Alta Valle piange, colpita e ferita nell'anima più profonda, l'economia. La vecchia signora si riscopre fragile, non ce l'ha fatta. Presa d'assalto da turisti in fuga delle città, in questi ultimi giorni non ha voluto rischiare e ha chiuso anche gli impianti, ultimo anello della catena turistica. Non lo so gli alberghi con il numero esatto, però immagino che saranno una cinquantina solo nel Bormiese. Con 600-700 dipendenti, però questa situazione c'è a Bormio, c'è Santa Caterina, c'è Livigno che è ancora più grande, c'è un po' in tutta la Lombardia. C'è stata gente, c'era tanta gente sugli impianti, c'era tanta gente in giro, forse magari anche troppa, e è arrivata questa ordinanza o comunque questo decreto dove dicevano che appunto se sarebbe successo quello che è successo in Lombardia. Ci siamo visti costretti a avvisare i clienti non lombardi ieri sera all'ora di cena o anche dopo cena, avvisarli per dirgli che c'era questa possibilità che chiudessero tutto, e quindi sono partiti quasi tutti completamente di fretta, stabilimenti termali chiusi, impianti chiusi, non c'è molto più senso di tenere aperte le strutture, costi di gestione eccetera eccetera, bisogna risolvere la questione col personale, comunque anche il personale che non è lombardo ha diritto di andare a casa prima che magari poi non possa più farlo per chissà quanto tempo. Quindi. Fare previsioni è impossibile, gli operatori economici sperano che tutto rientri per il Giro d'Italia di fine maggio. E già ieri sera a circa 20 minuti alle 10 abbiamo visto l'ordinanza non firmata chiaramente, abbiamo subito avvisato i nostri ospiti lasciandoli liberi di prendere la decisione. Io ho avuto un ospite di Roma appena arrivato ed è rientrato subito a casa, ho altri ospiti qui di Milano che sono in partenza per rientrare nelle loro case. Tutti hanno capito la necessità, il problema è che non l'hanno capito forse prima di venire. Solo una cosa è certa, la stagione è finita. Per la stagione sicuramente è definitiva, ma com'è giusto che sia, dobbiamo prenderne atto. Dal punto di vista economico è sicuramente penalizzante, però dobbiamo capire che le vite umane sono più importanti dell'aspetto economico. I luoghi più affollati sono i noleggio sci e l'ufficio reclami. Un operatore della società impianti restituisce la cauzione e non l'intero costo dello ski pass. Per il momento, dice, rimborsi non ne facciamo, dobbiamo valutare tutti i casi. La schiarea è chiusa, dice un turista polacco arrivato ieri. Ho comprato gli ski pass per me e la mia famiglia. Non posso avere soldi indietro, non ho potuto neppure cominciare. Un disastro e mancanza di informazioni. Vabbè, da ieri è stato bellissimo, però oggi va bene così, è così per tutti, anche per noi, perciò ci faremo una passeggiata, riscopriamo la valle, va bene ragazzi? Sì. Non è stata una fuga in massa, ma diffusa nell'arco della mattinata. I turisti erano stati avvisati da ieri sera. Piange il cuore in questa meravigliosa giornata di sole non vedere in cielo l'ombra degli uvetti di risalita. Stesso vale per le piste da sci, perfettamente pronte ma irraggiungibili. Occorre fare di necessità virtù. In tanti optano per una salita con le pelli di foca, i bambini per una discesa con la slitta, gli adulti per una passeggiata, comunque affascinati. Penso sia un periodo particolarmente difficile per tutta la zona, perché lo sci comunque ci dava ancora un pochettino di respiro visto la chiusura delle terme, e quindi sarà un periodo assolutamente duro. Prenderemo atto giorno per giorno di quello che sta succedendo e niente, noi stiamo andando a farci una salita d'alpinismo, peraltro era già programmato. Dobbiamo essere sicuramente più rigidi nella prevenzione, nel contenimento del contagio. Lascio qui i miei genitori e quindi confido di poter, quantomeno limitatamente alla tratta Bologna-Milano, di poterli venire su in caso di problemi, anche perché loro, mia mamma è immunodepressa, quindi è meglio che stia qua tranquilla in casa piuttosto che faccia spostamenti.